poi sicuramente dobbiamo mettere mano al viaggio, perché non è possibile che adesso sono morte 100 persone e nessuno ne sta parlando, e poi ogni tanto muoiono 50, facciamo contabilità ormai, no? Nessuno pensa che questo non era stato sempre così. Io mi ricordo la mia famiglia, non vado tanto lontano, i miei genitori sono venuti in aereo, mio fratello ha studiato a Praga, poi andava in Somalia, poi ritornava, veniva qui a Roma, poi ripartiva, cioè il viaggio era circolare e le persone non si sentivano obbligate a emigrare. Adesso quindi potevano prendere gli aerei, potevano usare i visti, invece adesso sei obbligato a emigrare, cioè uno deve pensare anche a questo, puoi andare soltanto in avanti e non indietro. E poi non sono tutti i paesi dell'Africa o dell'Asia, cioè ci sono alcuni punti. Allora perché non fare un discorso diverso con alcuni paesi, con l'Eritrea, con adesso l'Eritrea ha, per esempio, che produce tantissimi migranti, sta avendo una transizione, no? Che non sappiamo bene se andrà bene o male, però potrebbe andare anche bene. Allora perché non cominciare dei dialoghi, cominciare a fare una politica estera, questa parola sconosciuta in Italia o anche in Europa? E io vedo che non c'è volontà.